Si chiama integrata proprio perché ha l'obiettivo di proporre un viaggio con l'integrazione e la combinazione di più mezzi di trasporto, treno, auto, metropolitana, ogni mezzo adatto a raggiungere la propria destinazione. E tra gli obiettivi della mobilità integrata c'è sicuramente quello di produrre il minor impatto ambientale possibile, principalmente in termini di emissioni di CO2. Lo sviluppo di servizi di mobilità integrata con un particolare focus sul territorio della regione Campania è stato l'argomento di discussione del convegno organizzato a Napoli dal Consorzio di Trasporti Unico Campania in collaborazione con TTS Italia, l'Associazione Italiana della Telematica per i Trasporti e la Sicurezza. Un momento di confronto e incontro importante che ha riunito esperti del settore, rappresentanti di aziende e istituzioni per fare il punto della situazione sulla evoluzione del mondo dei trasporti in ambito regionale. Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania. 5 miliardi sono investiti per l'acquisto di treni nuovi, per migliorare la sicurezza sulle linee, per rifare le stazioni, la possibilità di far viaggiare i nostri concittadini su tutte le linee e su tutti i mezzi. Siamo davvero all'avanguardia da questo punto di vista e siamo orgogliosi del lavoro che è stato fatto. Ascoltiamo anche ai nostri microfoni Gaetano Ratto, presidente del Consorzio Unico Campania, e Umberto De Gregorio, presidente dell'azienda di trasporti EAV. Parliamo degli sviluppi che sta avendo il settore del trasporto pubblico locale, sotto più aspetti. Innanzitutto quello della digitalizzazione dei servizi legati soprattutto all'accesso al trasporto pubblico locale, quindi rendere l'accesso al trasporto pubblico locale più agevole. Sul tema della dematerializzazione dei biglietti, che è un tema non in discussione perché ovviamente il futuro è quello, bisogna capire semplicemente questo futuro quando deve partire, se a gennaio, febbraio, marzo dell'anno prossimo, aprile, ma certamente deve partire.